Vecchie chiavi inglesi, buongiorno o buonasera, dipende da che ora state guardando questo video e oggi parliamo del fantastico mondo di Thomas Edison e dei suoi elettroni. Che voi direte, ma cosa c'entra Thomas Edison e la sua luce con un canale che parla di meccanica, diagnostica, eccetera? Beh, sicuramente visto che pare che la transazione green, almeno nell'ambito auto, sarà guidata tantissimo da appunto la sua fantastica luce, parleremo oggi di un problema accaduto a una bellissima hybrid, quindi una macchina con una batteria da circa 6 kW, 5 kW, scusate. Mi sembrava interessante farvi capire come funzionano anche i motori elettrici, quali sono i componenti che possono essere soggetti ad usura, oltre alle fantomatiche batterie, perché si parla sempre di batterie. Ma non c'è solo le batterie in un'auto elettrica, ci sono le pompe, le ventole per raffreddare le batterie, per mantenere le batterie a temperatura, ci sono i famosi teleruttori, questi interruttori che appunto andremo a studiare che a volte hanno un punto debole e tante, tante altre cose. Ah, ma accenni storici sui motori elettrici, a parte Edison che inventò la nostra famosa lampadina, il motore elettrico arrivò, pensate, da un italiano, grande madrepatria, che ne inventò, diciamo, la prima macchina formata da dinamo e che riusciva a produrre sia corrente elettrica ma anche un lavoro meccanico. Però non riuscì a svilupparla, questo Antonio Pacinotti non riuscì a svilupparla in modo concreto. Si parla del 1860-1865. Poi arrivò il nostro fantomatico Gramm, che riuscì a brevettare un motore elettrico su base industriale, quindi già ad allargarne la produzione, che però non erano molto efficienti. Quindi da Gramm, che sfruttò il concetto di motore, diciamo così, ancora agli albori, elettrico industrialmente, si passò a Galileo Ferraris, che ideò il motore asincrono, e solo dopo qualche anno Tesla sfruttò questo motore a livello industriale. Ma beh, Marpioni, vediamo se siete preparati. Cos'è secondo voi sta cosa? Sotto il sedile passeggero, che ormai siamo formati, abbiamo capito che nelle vetture che hanno parti elettriche ad alta tensione, i costruttori sono obbligati a segnare di colore arancione i cavi dove passa alta alta corrente. E questa è niente poco di meno che la batteria di alta tensione situata proprio sotto il vostro popò dei sedili dei vostri passeggeri. Andiamo a vederlo un attimo. Cosa c'è di qua di interessante già? Beh, la ventola di raffreddamento. Questa è una batteria, abbiamo detto, di piccole dimensioni, full hybrid, quindi la macchina parte in elettrico, ma poi dopo pochi metri si converte in termica. Il motore elettrico situato davanti insieme al motore termico supporta il motore nell'andare per consumare meno, soprattutto in ambito urbano. Cosa abbiamo di interessante qua? La ventola di raffreddamento. Ebbene sì, le batterie devono essere raffreddate, soprattutto d'estate, perché queste scaldano molto. È molto importante che lei funzioni e tenere pulito, vedete dove scorre l'aria all'interno di questi bocchettoni, tenere pulito la parte dove poi l'aria va a infiltrarsi, no? Perché mi capita tante volte di vedere queste strutture piene piene zeppe qua sotto di sporco, e quindi poi la batteria va in anomalia perché soprattutto d'estate sale di temperatura, quindi molto importante tenere pulito queste parti, e questa è la prima cosa che bisogna fare secondo me dopo qualche anno di possesso della macchina, soprattutto se non siamo maniaci della pulizia e ovviamente andiamo spesso ad avere l'auto sporca. Chissà cosa penseranno tutte quelle donne che lavano la macchina una volta all'anno. Adesso ci facciamo un bel girettino e andiamo a vedere dall'altra parte cosa vediamo. Qua, attenzione, manca un componente che abbiamo già smontato e ci sono i cavi di alta tensione che vanno al motore, in più il componente che adesso andremo a studiare insieme che ha avuto l'anomalia. Io ho preparato sul banco il componente che abbiamo tolto da là, che sono dei teleruttori che servono a mettere in collegamento l'alta tensione con il motore. E adesso vi spiego un pochino come funzionano questi teleruttori e a cosa servono. Avete presente quando collegate una batteria alla macchina e vedete quel piccolo di scintilla? Ecco, provate ad immaginare con molta molta potenza cosa succede se noi avviciniamo un componente conduttore con un componente con alta tensione.
si vedrebbero delle belle scintillone partire da sotto i sedili. Direi che non è fantastico, soprattutto per chi vive dietro e soprattutto per gli oggetti infiammabili. E allora cosa hanno pensato? Beh, hanno pensato di costruire un componente in realtà anche abbastanza semplice, fatto da alcuni relè. Di solito sono presenti un relè di bassa tensione che precarica l'impianto e dei relè di alta tensione che mettono in collegamento l'alta tensione una volta precaricato l'impianto, appunto per ridurre questo scintillamento. Ma cosa succede quando correnti, quindi alta tensione, passa all'interno di alcuni componenti, quindi cavi elettrici, eccetera? Beh, genera calore, perché la corrente dobbiamo pensare che è come il flusso di un fiume che passa da una diga, che ha tanto fiume, quindi la batteria, al motore, alla fine, che può essere pensato come il fiume, no, il fiume, oddio, come lo sfocio nel mare, ok, quello è il motore, e poi i vari cavi che sono il fiume. Ecco, più corrente facciamo passare, più la forza di questo fiume è forte e più calore generiamo sui fili o componenti. Vi dico solo che già smontando le parti dietro del sedile, l'odorino di pollo fritto non era molto invitante o comunque rassicurante. E adesso vi faccio vedere qua sul banco i componenti. Guardate come sono conciati, del tutto fritti. Pensate che la macchina andava, però ogni tanto non riusciva più ad avviarsi. E questo è andato sempre peggiorando. Poi c'è stato un'odissea dietro questa macchina perché risultava in garanzia. Adesso non ve la sto a raccontare. Ad ogni modo, io questo video lo faccio solo per condividervi il problema, per chi è curioso di capirlo, non per spiegare come si è comportata la casa madre. Però ecco, questo è. Arrivati a questo punto, vediamo sul banco come funziona, come fa la macchina a precaricare attraverso questo sistema di teleruttori. Allora, abbiamo detto la presenza di più relè, vedete? Relè di alta tensione, che sono bei pataccosi, delle belle patacche, e relè di bassa tensione. Come fa a far funzionare, a far precaricare l'impianto? Beh, ecciterà prima di tutto con la bassa tensione questo relè, che andrà a precaricare l'impianto, e poi attiverà i relè di alta tensione. Ma guardate come cavolo li ha conciati. Ecco, qui probabilmente è un po' sottodimensionato l'impianto, infatti io pensavo adesso poi di fare una modifica e di andare a inserire anche un ventolino stile PC all'interno, vicino a questo componente, così da raffreddarlo, e perché no a mettere dei contatti rinforzati. Devo ancora studiare la cosa, di sicuro è che non vorrei che succedesse più, perché ragazzi è pericoloso, questo è principio di incendio. Adesso apriamo insieme uno di questi relè, che in realtà è un relè semplicissimo, soltanto di dimensioni più generose. Wow, fantastico! Mi è rimasto praticamente tutto in mano. Era tutto incollato perché l'alta temperatura ha fatto sciogliere la plastica. E va fenomenale, guardate come cazzo è conciato. Non c'è più niente. Anche il rame si è praticamente dal calore si è fuso. E quindi non c'è neanche più la connessione. Questi due pernini che vedete di color rame dovrebbero fare la connessione. Invece sono completamente disintegrati dal colore, è devastante. E or dunque, questo qua è il nostro famoso relè di alta tensione, e come vedete è un relè, per chi se ne intende un pochino di elettronica spiccia, ha la bobina di eccitamento per l'alta tensione, che poi manderà corrente su questi due, e i due fili di eccitazione di bassa. In pratica la bassa tensione ecciterà la bobinetta qua, che farà chiudere un interruttore interno per comandare la corrente all'interno dei due cavi, chiamiamoli così, dei due connettori di alta tensione. Ecco, vedendo questo genere di cose, una delle cose che penso di più è che su auto con alto grado di elettrificazione, una delle cose più importanti da controllare dopo un po' di utilizzo sono sicuramente questi componenti. La visione, se non c'è infiltrazioni di acqua, ossido, che possono far creare molta resistenza alla corrente, quindi generare calore e quindi un bel fuocherello. Dimenticavo una cosa, signorini.
che non vi venga in mente di toccare certe macchine senza avere la consapevolezza di quello che state facendo. Ora avete visto me maneggiare certe cose senza guanti, senza strumenti di protezione. Ecco, a parte che sono titolare e se friggo, sì miei, detta proprio palesemente. Ma certe auto vanno prima disarmate, come questa. E bisogna avere poi dei requisiti per far sì che una persona sia consapevolmente preparata a farlo. In questo caso, e nella maggior parte dei casi, ci sono dei maxi fusibili da togliere che appunto scollegano l'impianto di alta tensione da tutta l'auto. E prima di mettercisi comunque mano, bisogna andare a controllare se effettivamente non c'è più tensione, aspettare, insomma, c'è tutta una procedura da fare e da rispettare. Altrimenti il passaggio da persona a pollo fritto è molto molto veloce. Che dire, io sono stracontento di potervi condividere queste riparazioni, queste esperienze, perché io sono appassionato di meccanica, meccatronica, ormai di meccatronica, manco più di meccanica, che la meccanica insomma è marginale forse, no? I problemi più importanti sulle vetture li abbiamo di meccatronica, quindi meccanica e elettronica messe insieme e anche solo di elettronica come in questo caso. Sono stracontento di poterli condividere con voi. Io spero che questo video vi piaccia, mettete un like, mettete un mi piace, mettete tutto quello che potete e ci vediamo alla prossima. Ciao!